a parte la battuta, ha illustrato il libro molto bene. Prima di tutto voglio dire una cosa legata a Sassetta: sono anch'io molto contento di essere qua, ma non come fanno tutti quando vanno in un posto, sono contenti di andarci, ma proprio perché c'è un motivo che mi lega a Sassetta. Il mio primo libro, Lettere da lontano, ha ricevuto il primo premio qua 20 anni fa, quasi, nel 97-98, è stata la prima presentazione ufficiale che ho fatto in vita mia, il libro a cui sono più legato perché è il mio primo libro, e poi è il libro che mi è servito a scrivere Calcio e Acciaio, che ha fatto che è andato al premio Strega e mi ha dato anche un po' di soddisfazione. È un po' il canovaccio di Calcio e Acciaio, sono una serie di racconti ambientati in provincia dove all'inizio c'era la storia di un calciatore. Io ho ripreso quella storia del calciatore e l'ho raccontata in Dimenticare Piombino, cioè ho inventato una storia d'amore, una storia di un calciatore che ritorna a casa e che rivede la sua città, rivede la sua Piombino com'è cambiata, rivede il suo passato, si riscopre bambino nei luoghi che ha frequentato da bambino e da adolescente e quindi si rinnamora del suo posto e decide di viverci per sempre. Ecco, questo mi lega a Sassetta, perché vinsi quel premio con Lettere da lontano e poi mi hanno richiamato a presentare Calcio e Acciaio, è stato proprio un doppio legame che mi fa provare affetto per questo paese, che poi è un paese bello, anche suggestivo. E la storia di Piombino quando l'ho scritta? Però quando scrivevo Calcio e Acciaio. Scrivendo Calcio e Acciaio ho riguardato cose legate a Piombino perché mi servivano per il libro e andando a rileggere Cappelletti mi sono detto, ma questo Cappelletti, tanto citato, tanto chi l'ha letto? Io penso in pochi, perché è scritto talmente male, è scritto con un linguaggio così antico, così aulico, così contorto, che sono convinto in pochi dei nostri ragazzi l'hanno scritto. Quello che ho cercato di fare è una storia che potesse andare nelle mani dei ragazzi piombinesi, del Val di Cornia, dei ragazzi giovani che studiano e che li prende a un certo punto la curiosità di sapere da dove viene Piombino, se viene dagli Etruschi, ma di sapere anche chi era padre Giustino Segni, di sapere che cosa sono state le lotte operaie, cosa è stato lo sciopero della Magona del 53, cosa è stato Piombino Roma 3-1 nel 53. Ecco, ci sono tutte queste piccole cose, partendo dagli Appiani, da Concompagni Ludovisi, si arriva a Elisa, la principessa Elisa, dove racconto anche la leggenda che fosse una strega, una mangiatrice di uomini, che buttava gli amanti giù dalla scogliera, anche se non era vero, però raccontando, scherzando, ridendo e scherzando, diceva Gian Menandro, quante verità si possono dire, dico anche la verità, racconto poi anche quella che è la vera storia di Piombino. Ecco, ho cercato di fare un'operazione come sarebbe piaciuto a me di leggere la storia di Piombino. Quando ero ragazzetto, mio padre mi invogliò a leggere la storia di Roma portandomi un libro che non aveva niente di storico, il libro di Indro Montanelli, la storia di Roma di Indro Montanelli, che i professori vedevano come il fumo negli occhi, dicevano ma questa non è storia, come hanno detto a me su Facebook, ma questa non è storia. Però il libro di storia che parlava di Roma non riuscivo a leggerlo. Il libro del Montanelli me lo divorai in una settimana, perché oltre alla storia ci metteva gli aneddoti, le leggende, le piccole cose che non erano vere ma che ti invogliavano poi a leggere anche le cose vere. Nonostante tutto c'era anche il rispetto storico, c'erano le date, c'erano le battaglie che Roma aveva fatto. E da lì poi mi lessi tutta la storia intera del Montanelli, Montanelli e Gervaso. Dopo, più grande, mi sono letto anche la storia della filosofia greca di De Crescenzo, altra passione di mio padre. E da lì mi è venuta la voglia di fare una storia popolare di Piombino, dicendo chiaro che io non sono uno storico, sono uno che scrive, appassionato anche di storia, soprattutto della storia della sua città. E per rispondere a chi ha criticato questa operazione dico che non voglio fare assolutamente concorrenza agli storici, anzi l'ho scritto nell'introduzione che ho un sacco rispetto degli storici e che proprio per evitare che ci fossero errori storici sono andato da Mauro Carrara, che è lo storico, ora come ora con la S maiuscola a Piombino, e gliel'ho fatto correggere, di questo lo ringrazio sempre pubblicamente. Ma non c'è solo Mauro Carrara, c'è Ivan Tognarini qua dentro, ci sono tutti gli storici, c'è Benedettini, ci sono tutti i libri degli storici che ho consultato per scrivere il mio. Ho cercato di dare qualcosa di più, di mettere quello che era il mio stile narrativo in un'opera di storia. Ma il mio non è assolutamente un libro che si sostituisce ai libri di storia. Può essere un primo approccio per cominciare a capire la storia di Piombino. Dopodiché, se uno vuole approfondirla da un punto di vista storico, andare veramente sui testi veri, c'è tutto un elenco di libri a cui può fare riferimento per andare a consultare, ad ampliare tutte le sue conoscenze.
ho cercato di raccontare per esempio anche la vita di padre Giustino Segni, che più o meno non tutti conoscono. Padre Giustino Segni è un uomo importantissimo e l'ho raccontato anche lì facendo riferimento a un libro di Elvio Natali, che è un libro importantissimo su padre Giustino Segni, ma che in pochi avranno letto. Ho cercato di riassumerlo, la sua figura, la figura di un uomo che per esempio in una Piombino comunista, rossa, visceralmente contro i preti, portò al suo funerale tutta la città in lacrime, perché era un frate che aveva fatto del bene a tutti, aveva aperto il primo orfanotrofio, era andato a morire poi negli Stati Uniti per cosa? Aveva contratto una grave malattia là, per portare i soldi per poi fare l'orfanotrofio della Chiesa dei Frati. Ecco, il mio libro vuole essere un contributo alla storia di Piombino. Poi, ripensandoci bene, Cappelletti chi era? Se uno va a vedere la storia di Liborgo Cappelletti, la storia di Piombino di Liborgo Cappelletti è il libro più citato e più considerato come libro di storia. Cappelletti tutto era fuorché uno storico, era uno come potevo essere io, era uno che scriveva su un sacco di argomenti, scriveva di narrativa e addirittura allora lo criticarono, allora non su Facebook, perché lo criticarono e dicevano che aveva copiato Cesarezzi e che era un copione degli storici, che non era un vero storico, ma aveva soltanto copiato e semplificato la vera storia. E ora mi hanno detto un po' le stesse cose a me su Facebook, adesso che c'è la possibilità di dirle in maniera telematica, si dicono più rapidamente, allora le dicevano per scritto. Ecco, Cappelletti, ora tanto celebrato, allora fu invece lapidato quasi per questa storia di Piombino, che invece è il qualcosa che è rimasto. Io vorrei ora, quando ci sono più, magari rimanesse mio, tra 100 anni, 200 anni, dicessero sì, Dati, Cesaretti, Cappelletti, e poi c'era questa, la storia di Cogliano Lupo, che in realtà è l'unica storia completa di Piombino dall'origine a oggi. Grazie. Non sono un grande oratore, poi avendo avuto due oratori che mi hanno preceduto come l'amico Gianfranco e Giuseppe Medianti, è un po' difficile aggiungere qualcosa, quindi mi limiterò a ringraziare Gordiano Lupi, che ormai fa parte di una tradizione sassetana, lo faremo cittadino onorario, no? Gianfranco Benedettini che è sempre presente e come ha detto prima, ama Sassetta, il nostro pittore che ora smette, un po' ci ha dato la possibilità di presentare un quadro su richiesta. E poi soprattutto ringrazio Giuseppe Medianti che ha dato la possibilità di fare queste cose, e per Sassetta sono